Noi siamo particolarmente orgogliosi di offrire oggi l'opportunità agli studenti salentini e a tutto il territorio di incontrare Abdullah Zagurnah, un intellettuale di straordinaria levatura. Un incontro, quello con Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021, organizzato dalla professoressa Maria Renata Dolce, coordinatrice del programma di italiano per studenti internazionali del Centro Linguistico di Ateneo. Un incontro che ha permesso non solo agli studenti di Unisalento, ma a tanti altri degli istituti scolastici salentini, di conoscere un sensibilissimo educatore alla vita, capace di lasciare traccia con la parola scritta. Sì, sicuramente ci sono state delle difficoltà perché sono arrivato che ero giovane, povero, senza competenze, ma certamente sono difficoltà. Avevo 18 anni e quindi c'è anche l'aspetto dell'avventura, le novità, le cose nuove. Uno straniero trova sempre delle difficoltà, una persona estranea deve imparare subito quali sono le cose che si possono fare e come essere accolti, perché l'accoglienza non c'è sempre, ci sono ostilità, continuano ad esserci ostilità e quindi bisogna imparare come gestire questo atteggiamento di ostilità, ma è qualcosa attraverso la quale passano tutti i migranti per poter crescere. Difficile, ma non impossibile. È una scrittura che rilegge e riscrive la storia attraverso le storie dal basso, e che restituisce dignità e voce a tutti coloro che nella vita e nelle narrazioni ufficiali sono stati confinati ai margini. La sua, mi piace utilizzare un'espressione che la professoressa Rigan ama molto, e devo a lei il mio incontro con Abdulrazak Gurnah, la sua è un'acchiamata.